Ciao Tampi, scusa, disturbo? No, perché se disturbo richiamo un altro giorno, un'altra vita. Senti, ho un piccolo problemino con il commerciale, cioè ti sembra giusto? Io ho 38 preventivi e non ho ancora chiuso le fatture. Sono andato nel commerciale, loro sono i 28, li ho mandati tutti a fare in culo e poi gli ho fatto formazione. Gli altri, vi sembra giusto che io mandi in giro più preventivi che gente a fare in culo? Quindi bilanciate, però sono rimasti in crash e non ho la risposta. La domanda che voglio farti oggi è, ma perché io non vendo una sega? Allora, secondo me, Germano, non state vendendo una sega per due motivi. Il primo è che voi non utilizzate una strategia di marketing più raffinata, quindi non utilizzate il fare il marketing, e state facendo ciò che fanno tutti, ovvero state facendo pubblicità. Ma pubblicità non è marketing. Marketing ti prepara, le persone attira quelle giuste. Pubblicità attiri di tutti, perdi un sacco di tempo, fai un sacco di preventivi, ma a volte zero vendite. Quello che sta succedendo, giusto o no? Certo, è figa, sei giusto. Quindi la seconda cosa per cui non vendete è che devi considerare che devi essere pronto nel comprare quando le persone sono pronte. Nel senso che per vendere devi avere due fattori. Il primo è chiaramente farti trovare, e questo è il motivo per cui fai la pubblicità. Ma il secondo è che devi far capire alle persone il valore del tuo prodotto o servizio. Perché se no sei uno dei tanti e chiaramente diventa un problema, perché ti sceglieranno per il prezzo e ci sarà appunto qualcun altro che farà un prezzo migliore del tuo sempre. E quindi anche qui avrai zero vendite. No, anche perché io mi stringo il culo, c'è Amazon che non gira etichettati, che sono tutti citofoni, e bisogna organizzarci. Senti, come faccio a capirne di più? Allora, la cosa migliore che puoi fare è partecipare al Funnel Marketing Live. Senti, forse te l'ho già detto, ma c'è figa.